Ciao ragazzi, bentornati a On The Matters con Mattia e Mattia, bentornati. Sempre qua. Oh, abbiamo fatto un record sta stagione, due ospiti, due puntate di fila. Pazzesco. Cioè in realtà tre. Pazzesco, era un po' l'obiettivo, ce l'eravamo detti, più ospiti. Ce l'abbiamo fatta. Devo dire, un successo clamoroso della puntata con Andrea, un libro fantastico. Sì, che ringraziamo ancora di essere stato con noi, grazie Andrea. Che parlava di un viaggio di vita intorno al mondo e noi abbiamo scelto di continuare a viaggiare in un luogo un po' più piccolo. Sì. Che? La nostra cucina. Il nostro studio cucina. Perché? Perché abbiamo avuto autori, viaggiatori, giornalisti, TikToker. Potevamo evitare il mondo del food blogger? Assolutamente no. E quindi questa sera abbiamo con noi Luca e Federica di Soul Kitchen. Ciao. Benvenuti. Grazie. Benvenuti grazie. E grazie di essere qua. Grazie a voi. Siete i primi ospiti doppi che abbiamo, quindi inauguriamo. Ha comprato una poltrona solo per questa occasione. Sì, abbiamo dovuto allargare lo studio. No, quindi... il divano, abbiamo allargato il divano. Sì, sì, sì. E abbiamo quindi grandi, grandi aspettative su questa cosa. Fai male ad averne. Me ne pentirò. Domanda di rito, come state? Bene, felici? Sì. Bene. Di essere qui? Sì. No, felici perché oggi siamo ritornati al lavoro dopo un weekend passato in Liguria, quindi molto a Magna? Magnare e riposarci, quindi è stato molto bello riniziare oggi al lavoro. Però quando si magna per voi alla fine è anche lavoro, no? Esatto. Perché questo sì. È il vostro mondo. Fonte di ispirazione. Assolutamente. Avete imparato qualcosa? Tutto ripostato. Poi si cerca di rifare, però... Certo. Ma allora, giusto per inquadrare l'ambito, vai, che cos'è Soul Kitchen? Come nasce Soul Kitchen? Soul Kitchen... vado io, dai, perché... Va bene, dai, Luca, vai tu, Luca. Beh, Federica è timida, poi si scioglie dopo, ma... No, perché poi la faccio... il gin tonic a posto. La faccio parlare dopo perché è più brava di me. Ah, ok. Rompi il ghiaccio, esatto, allora. Rompo il ghiaccio. Allora, Soul Kitchen è nato durante un periodo abbastanza terribile della mia vita, nel senso che eravamo reclusi in casa. Vabbè, solo tua. Quella di tutti, potremmo dire. Esatto, è stato molto brutto. Ed ero a casa da solo, Federica non c'era neanche. E ho aperto questa pagina di cucina, questo profilo su Instagram. Sul suggerimento del mio amico, che mi diceva smettere di postare i piattini sul tuo profilo personale, okay. Fatti un po' una pagina. Cioè, fatti una pagina tua. Come si deve, perché sei un deficiente a fare foto. L'ho fatta, e diciamo che è stato molto catartico, nel senso che veramente ho vissuto un periodo molto brutto personalmente parlando durante la pandemia, e cucinare mi ha aiutato a risollevarmi, a tirarmi un pochino su di morale, a sì. Fare qualcosa nei tempi morti, sì. E ho cominciato a postare foto in principio piuttosto imbarazzanti perché ero con il mio telefono con cucinavi nudo? No, sapevi colazione, pranzo, cena, colazione, pranzo, che ti scassava il cazzo, no, proprio ogni giorno c'era il post, quindi per quello mi hanno detto fatti un profilo diverso perché sul tuo profilo personale c'è rotto un po' anche basta. Quindi no, niente, oltre a lavorare, perché lavoravo, giuro, lavoravo durante la pandemia. Luca casa, lavora. È vero? Luca lavora. Lavoravo. C'è questo brutto vizio, a differenza nostra. Più o meno. Poi magari mi vede il mio ex capo, quindi... Beh, ma salutiamolo. Salutiamo. Come si chiama? Ciao Marco. Bravo. Ciao Marco. E niente, no, comunque occupavo gran parte del tempo a cucinare, mi divertivo ed era veramente un passatempo che riusciva cucina a... Cucina elettrica o a gas? Era gas perché era in affitto, okay. però la prossima sarà induzione, infatti sarà un disastro. Okay. No, ma adesso ci arriviamo alla prossima cucina. Esatto. Federica, come è entrata in Soul Kitchen? L'hai trascinata o è stato un suo desiderio far parte? Tutte e due, nel senso che a me piaceva cucinare da sempre. E in realtà vedendo i suoi piatti, poi la pagina iniziava insomma ad avere del seguito, sì. E quindi praticamente anche io ero a casa ovviamente in lockdown, certo. Quindi ho iniziato a panificare, a fare cose, e lui mi ha detto ma perché non le posti? E quindi ho iniziato anche a postare, quindi abbiamo condiviso il profilo e chiaro. Ho continuato a fare quello che facevo senza farlo vedere in realtà, perché io non avevo una pagina, io non le mettevo neanche sul mio profilo personale. Eri più perché riservata. Era una cosa, sì, era una cosa mia. Poi ho visto quanto erano brutti i miei piatti. faccio troppo di meglio, esatto, per un tocco di estetica. Tra l'altro, analizzando anche sotto il profilo finanziario, è stata un'ottima strategia secondo me, perché sì. A differenza mia, ma poi anche sua, perché quando abbiamo iniziato a fare On The Matters ci vedevamo tutti venerdì sera, abbiamo speso cifre astronomiche per ordinare sushi e altre cose, sì. Quindi nella zona
zona, quindi abbiamo speso un sacco di soldi. Non la pensare vostra... che non l'abbiamo fatto neanche noi, eh. No, beh, però cose. Sì. No. Beh, voi compravate gli ingredienti. Esatto, magari. Sì. Pagando l'ira di Dio, perché tutti i vari ortofrutticoli che dice: ah, questa è l'orto, sì, esatto, di bla bla bla, certo, il chilometro zero te lo porta da... Sì. Carissimo. Ma allora, Federica aveva già la passione per la cucina, sì. Luca, siccome lo conosco da un po', Luca faceva il DJ quando io lo conoscevo, quindi vorrei capire dove è stato lo switch. Professionalissimo, quello, nei migliori discoteche di Baranzate. Sì. Non diremo il nome di come si faceva chiamare, potete scoprirlo sul suo profilo, ma sì, volevo sapere dove è stato lo switch di vita dalla console alla cucina. Ma in realtà mi è sempre piaciuto cucinare, sì, anche quando ero piccolino, ero appassionato, i miei hanno questa passione per la cucina, per cui... Mi è sempre piaciuto, poi vabbè, io sono grandissimo appassionato anche di musica, al di là dei miei trascorsi da DJ, sì, abbastanza imbarazzanti, però comunque ci sono stati... La passione è passione. Passione è passione. Sì. Scusa, ti interrompo perché ti devo fare una domanda adesso. Certo. Qual è la musica che ti ispira quando sei ai fornelli? Cioè, cosa ti metti in sottofondo? Il nome Soul Kitchen nasce proprio anche per la passione per la musica soul, musica afroamericana. Ah, vedi, vedi che tutto... Hai visto? Capito? Tutto torna. Pensavo fosse una cosa spirituale, la cucina dell'anima, tutto, la cucina interiore. Anche quello. Ci ha provato, però adesso... Esatto, provato, poi ho detto no. Sono più credibile se dico, esatto, che... No, in realtà ha un doppio significato, nel senso che è molto anche spirituale come significato, nel senso che quando cucini hai non so, quel brivido che ti passa lungo tutto il corpo, non so, anche quando guardi, ascolti musica, vedi un film che ti emoziona, certo, è qualcosa, quando assaggi un piatto per il batte, è un qualcosa che ti prende, non soltanto da un punto di vista fisico ma anche spirituale, secondo me, quindi quello era un concetto. No, ma infatti devo dire miseria, che lui quando cucina piange. Giuro, non l'ho mai visto piangere ancora. No, ma tu lo vedi, lui è pacatissimo, tranquillo, cioè lui proprio ritmi anche, cioè, troppo, lenti, ma nel senso al suo tempo, no? Sì. Invece io in cucina sono una molto un po', cioè molto più frenetica, sì, più deve essere tutto pronto, tutto giusto, se ti ho detto un orario deve essere... Lui invece è molto pacato, molto... Infatti io a volte dico: ma quindi si mangia? Ma è pronto? Cioè, e da lì lui ha smesso di cucinare. Beh, quando avete poco tempo cucini tu, esatto, quando ne avete molto, esatto, invece, esatto. Ma questi due approcci, invece, questi due stili si trovano poi nei piatti che preparate, oppure... Diciamo che ci conveniamo. Fate tu il primo e tu il secondo, non so. No, lei cucina adesso molto di più, ma perché lei, okay, obiettivamente è molto più brava di me, quindi per quello ho deciso di appassionarmi alla fotografia. Ah, ok. Almeno miglioriamo le foto e faccio... Però no, lei effettivamente è veramente molto molto brava, e diciamo che io faccio un po' il sous chef della situazione, quindi aiuto. Wow, esatto, wow, attenzione. Cioè, qua ti sta proprio cedendo il trono. Esatto, no, molto... lei è veramente molto brava. Vabbè, quindi ci avete detto dove siete nati e dove volete arrivare? Cioè... dove vogliamo arrivare ancora non lo sappiamo. Nel a senso Master che... Chef. No. Te la butto lì, no. Però ci siete andati vicini. Però ci andiamo così. Ci sono andati vicini, però, sì? Masterchef. Ah, sì? Attenzione, sì, al Masterchef Police. No, vabbè, sì, ci siamo... Ci ho provato con Masterchef. Però in realtà, vabbè, da una parte no, e dall'altra non mi ha così fatto impazzire l'approccio. Nel senso che più di essere davanti a un riflettore e raccontare la mia parte personale... preferirei farlo nel momento in cui veramente cucino per qualcuno che sa, e quindi qualcosa, sì, tipo home restaurant, okay, chef a domicilio, queste cose, figo, qua, quindi magari cucinare per poche persone, non un gruppo allargato, ma avere proprio qualcosa di personalizzato, un'esperienza, chiaro, a tutto tondo, e perché, bello, no, con la musica. Beh, sarebbe un format fantastico. Sì, infatti, cioè... io, tu lo sapevi, Mattia, organizzavo eventi, tra virgolette, artistici, concerti in casa, cose di questo tipo, con Belfiore. E Belfiore 9 si chiamava il progetto. E quello che mi piacerebbe fare, ci piacerebbe fare, è creare una sorta di evento home restaurant a casa. Sì. Con magari degli artisti che si esibiscono durante la cena. Magari lo stesso artista ospite tuo a mangiare, quindi... gli altri ospiti hanno la possibilità di parlare con il cantante, l'attore di riferimento, e poi questa persona magari nell'intervallo alla fine si esibisce. È un format bellissimo, ma poi su Milano, dove ci sono tutti questi esperimenti, cavolo, ma la pizzeria start-up sociale. Sì, no, infatti dico, cioè dal food a Milano, fai qualsiasi cosa, sì, ci abbini il food e hai fatto la startup, sì, della vita. Sì. Cioè questa mi sembra una figata clamorosa. Però. Vediamo se riusciamo. Iniziamo con la però cucina, l'idea, no, l'idea è quella, ma anche proprio fosse il discorso di dire siamo in cena, a cena in otto amici, sì, non sappiamo dove andare, il fatto di essere in un luogo in cui comunque è un luogo intimo, ma puoi fare, certo, cioè puoi mangiare, sì, cioè serve giusto
grado di preparazione, nel senso che poi magari sai, devi prenotare una settimana prima il cantante. Sì, insomma, sì, sì. Beh, pensare a una cucina grande anche, perché qui insomma, più di me e te non è che andiamo lontano. No? Ma com'è la cucina di un food blogger, di un food influencer? Come deve essere strutturata? Allora, ci vuole tempo per strutturarla, nel senso che... Work in progress, forse. Esatto, noi work in progress, per trovare quella giusta ci abbiamo messo un po', nel senso che devi avere abbastanza spazio per lavorare, per fare le riprese frontali, da sopra, di fianco, e quindi abbiamo optato per un'isola, in realtà una penisola con fuochi a induzione, quindi tutto a induzione. E quindi tra induzione, luci, telecamere spendete un botto di energia, ci viene a mettere il fotovoltaico, no? Ma fosse solo elettricità! Ma poi in questo periodo non costa no, molto infatti, l'energia figo, elettrica. No, poi andiamo, cioè adesso è estate, ma noi avremo la casa a ottobre-novembre, quindi buttaci dentro anche il riscaldamento. Forno, no? Economicamente molto sostenibile. Sì. Per quello l'home restaurant, che dobbiamo rientrare. Nei costi, giustamente. E quindi no, penisola, frigo enorme, forno, e poi abbiamo studiato tutte le luci in modo tale che vengano foto, video. Beh certo, perché poi l'estetica di tutti gli asset grafici. L'ambiente principale della casa. Assolutamente sì, ma la materia prima, che poi deve essere la cosa protagonista, insomma deve essere di assoluta qualità. Domanda sulle materie prime che amate di più. Siete, pensavo tipo come si fa la crema pasticcera, domanda tipo da Masterchef. Come non posso smentirti, non ti posso fare una domanda del genere. Quindi che di nascosto. No, ma mi interessa capire, voi per esempio su visto sul vostro blog avete una categoria, una sezione dedicata alle ricette vegane, ma è perché qualcuno di voi è vegano, seguite questa filosofia di cucina, cioè perché? Oppure siete solo interessati dalla... Ci alza l'engagement rate. Ah, ecco. Bene, questo è quello che dice lui. Sto scherzando. Riesce il digital marketing che c'è dentro, Luca. Esatto, no, faccio di lavoro. No, in realtà... No, nessuno dei due è vegano. Però a me piace... Meno male. Salutiamo i nostri amici vegani. E anche i Novax. Sono pieno. Ecco. Vabbè. No, scusate. No, nessuno dei due, quindi... Però a me piace un po' sperimentare, quindi piace fare anche piatti diversi, scoprire ingredienti che magari non mangeresti, ecco. Quindi è un po' la curiosità, perché magari io per prima non andrei in un ristorante vegano, uh-huh. E quindi invece di andarci voglio prima scoprirli, nel momento in cui poi vado, conosco magari già gli ingredienti, so un certo. Po' di più, no? E quindi... È il termine di paragone. Esatto. Un giudizio consapevole. Esatto. Grande. E quindi però poi facendoli in realtà mi piace, lui li apprezza, e quindi in realtà è un modo anche per diversificare, fare piatti diversi rispetto al suo. Bello. Hai provato qualche ristorante vegano a Milano? No, che vuoi in realtà no. No, ancora no. Ti mando io da Al Tatto. Vai. Ci volevamo andare. È tanta roba. Ci okay. Volevamo andare. Va bene. Lo dico, è un'amica di mia sorella, adesso gli faccio un po' di placement. tu mangi vegano? No, non sono. Okay. Allora, per onestà intellettuale, neanche io sono mai andato da Al Tatto, ma io perché ancora non sono mentalmente pronto all'approccio vegano. No, neanche io, ma io sono credo di essere andato. Non so se ci fosse della proteina animale. Sono andato da Flower Burger, che credo. Vabbè, però non vale. Però capisci, non vale, non faccio anch'io l'hamburger con la barbabietola. Infatti non è che proprio sono uscito. Salutiamo gli amici di Flower Burger. Sì, esatto, e gli hamburger di barbabietola che sono buonissimi, però... Sì, poi esci, devi fare uno... Buonissimi. Buonissimi. Ma pensa che invece una volta, quando io stavo in Porta Venezia con il mio ex conquilino Gabriele, non so se l'hai conosciuto, quello di Belfiore. No, non l'ho conosciuto, ma salutiamo anche lui. Fatto sta che sono venute due ragazze che fanno chef a domicilio vegano a casa nostra, ed è stato molto, molto interessante comunque, perché... Capito, interessante, non buono, interessante. No. Beh, allora abbiamo capito, appena è pronta la cucina siete invitate, facciamo cena vegana. Molto interessante, molto buono. Io vengo subito, cioè io ho bisogno di un'educazione vegana. No, più che altro perché ci sono delle cose che banalmente tu non proveresti, mi ricordo che ha fatto un dolcetto con la farina di semicarrube che sembrava un muffin al cioccolato, e era banalmente uguale, ma era fatto con...
Ma infatti io ho bisogno di qualcuno che mi educhi a questa cucina, cioè che me la spieghi, che me la faccia amare, perché altrimenti non... Secondo me adesso è anche tanto inflazionata, nel senso che è un boom che sta andando tantissimo, esatto. Quindi in realtà alcune materie costano davvero, come la farina di semi di carrube o altre cose in realtà sono molto economiche, no? E quindi come tutte le mode... fluttuano, no? Certo. E quindi per quello io preferisco prima conoscere e poi magari andare a apprezzare davvero qualcosa. Cioè, è una bella filosofia però questa. Sì, è un po' quella che seguiamo noi quando raccontiamo i fatti, cioè prima leggiamo i numeri che ci stanno dietro e poi li raccontiamo, e possiamo li dire viviamo. Se bene o male più sì, o meno. Sì, bello, sì. Bello. Molto bello. A vabbè. Chi vi ispirate quando, quando fate le ricette, quando tu fai le foto? Le chiudiamo la parentesi vegana, adesso qua torniamo sì, nella sì, cucina no, buona. Sennò... No, è tradizionale. Sembra già troppo spazio. Quella vera, in quella vera. Parliamo di Novax. Saluti anche. No, li abbiamo già salutati, no, ma no, loro no. Ci seguono, non ti preoccupare. Sì, sì, esatto. Avete dei modelli, degli influencer, degli chef... Vabbè, chef, proprio chef di un alto livello, sì. Vai. Quindi per me è Cannavacciuolo, per esempio, sì. Perché lui è uno di quelli, a parte vabbè, esserci stati a mangiare, quindi aver apprezzato, e, a me piace mischiare quello che è, sembra una banalità da dire, tradizionale ma un po' ricercato, nel senso... A me piace anche farti la pasta al pomodoro, piuttosto che certo. Avere degli ingredienti semplici, ma magari renderti in modo diverso, piuttosto che aggiungerci quel dettaglio. E quindi lui fa un po' questo, no? Mixa la tradizione e poi te la condisce in altro modo. E, altri profili di influencer in realtà no. Cioè, non particolarmente. Non vogliono fare pubblicità bravi, ai competitor. Bravi, bravi, lavorano nel marketing, ragazzi. No, c'è una ragazza che seguiamo, si chiama Samuela Conti, non sbaglio. Sì. Samuela Conti. Ma non ha tantissimi follower, poco più di noi, ma lei fa la fotografa, la food photographer, si dice. Sì. Ed è veramente molto interessante il suo profilo perché ti dà un sacco di tips a livello proprio di... lo studio dei colori, della posizione degli elementi è molto interessante. Purtroppo il cibo, il food blogging su Instagram è molto inflazionato, mm-hmm. Anche quello, mm-hmm. E veramente trovi la qualunque, è veramente di tutto, anche le casalinghe disperate che fanno foto imbarazzanti, piatti imbarazzanti, e hanno centinaia di migliaia di follower. Le persone che cioè banalmente mettono il pangocciolo vero tolto dalla scatola dei pangoccioli e ti dicono: ho fatto i pangoccioli, tieni la ricetta. Ma non è vero. Non è un pangocciolo. E quindi si fa. Io lo faccio con i risotti della Knorr. Quelli, no. Sì, sì, sì. Beh, le foto lì nella mia cucina vengono molto bene. Anche col sushi lo fai. Col sushi. È stato un piacere, sì. Grazie. No, a proposito, prima parlavo di ASMR, fa un sacco ridere, c'è una persona che non nomino. Che aspetta, spieghiamo che cos'è l'ASMR per è gli quando amici. Vi mettete a sussurrare nel microfono. Dai non che lo faccio. Vuoi fare da sì, quando sì, sei farlo, arrivato. Farlo, fallo, spiegaci. Quando vi mettete a sussurrare al microfono, in questo beh, modo... Ma che di solito si fa magari mentre si mangi. Si fa mentre mastichi sì, quindi... o mentre parli. C'è questa food blogger che fa video abbastanza imbarazzanti che una volta ha fatto... La pizza pollo, si muove. Devi proprio raccontare bello. La pizza pollo. In ASMR, cioè, tutti vogliono sapere della pizza pollo. Era una pizza con del pomodoro e della mozzarella. Cioè una pizza, vi invitiamo a rifarla. Del petto di pollo con una pasta di pomodoro immerso e della mozzarella a caso. Ma era proprio brutto da vedere. E lei spiegava questa ricetta semplicissima in ASMR. E la pizza pollo era terribile, terribile. E questa centinaia di Maria di follower. Ma io la mangerei la pizza pollo. Io da Domino's prendo la pizza hamburger. Sì, però se tu la vedessi, secondo me no. No. Cioè, no, magari fatta meglio, sì. Okay. Quella lì non lo so. Ma anche la pizza hamburger di Domino's, insomma, non ti eleva proprio a gran no, gran sommelier. Non è che proprio sia conosciuto per le mie doti culinarie, no, neanche per i gusti culinari, però. Sì, infatti per quello che sei felice, perché ti fai andare bene tutto. Sono inconsapevolmente ignaro del mondo dell'alta cucina, capito? Ci sta a partire con basse aspettative. Il problema è quando magari parti con altre aspettative, ma mangiare fuori e devi criticare qualsiasi cosa e succede spesso a noi. Che criticate? Spesso succede. Oh, allora. Sì, ma non ci far passare per degli snob. No, snob no, però quando vedi banalmente anche i posti Milano, per dire. Volevo arrivare lì, vai. Dove paghi veramente tantissimo per andare fuori a cena e tu sai quanto banalmente ti può essere costato quel piatto lì. Ok. E magari il servizio fa anche schifo. Esatto, ti incavoli perché esci e spendi un sacco di soldi. O magari hai i tavolini super attaccati con la sedia che ti dondola e tu dici: ma
cioè nel senso... E spendi tanto perché sei a Milano, questa cosa... Un ristorante che ti ha sorpreso, in positivo ovviamente, a Milano, così facciamo anche il consiglio, vai. Limastri direi che sì, il nostro... è molto carino. Limastri, sì, stato... sì, Mirko Gorrasi. Mirko Gorrasi, mio compagno del liceo. Veramente. Via volta, veramente, te lo giuro. Sì. Sì, sì, sì. Ragazzi, non era preparata, non l'abbiamo preparata. Sono veramente sconcertato, no, è incredibile. È, sì. Ci è piaciuto, siamo andati due volte. Tra l'altro, certo, uno dei pochi ristoranti in cui siamo andati. Suo padre come cucina. Mamma, benissimo. E non ha prezzi esortanti. Vero? Sì. Però, pur essendo a Milano, in una zona. Mi sembra una Moscova. Via volta, Moscova. Sì, sì, Moscova. Cioè, è incredibile questa cosa. Sì, cioè, sì. Abbiamo ma è. E lui non fa, cioè, non fa cucina gourmet o. Fa cucina cilentana. Esatto. Ma la fa fatta bene. Cioè, a Milano quello che ti infastidisce, anche se vai a prendere un tagliere di salumi, non c'è, cioè io in cucina non dovrei far niente, devo solo tagliare il salume, però vai in posti a Milano, paghi un tagliere, uno sproposito, e magari c'è il prosciutto che prenderesti super... lì mangi dei salumi che dici ok, certo, alzo le mani, è buono. E io sono scioccato dalla coincidenza. Lo so, lo so, guarda, come l'hanno detto, io non ci posso girato proprio perché... Cioè, non ci posso credere. Ciao Mirko, lo decanta da poi ci mettiamo d'accordo. Per... Sì, sì, sì. Ripassiamo. Ragazzi, se lo dicono Luca e Federica di Soul Kitchen, non potete che crederci, finché lo diciamo io e Mattia, ma esatto. Cioè, abbiamo due certificatori di eccellenza. Ma guarda, noi anche in lockdown abbiamo guardato per prendere le cose, poi sai, noi cucinando così abbiamo detto, boh, magari poi sai, la pasta si fredda, sono piatti che comunque magari perdono nel momento in cui... E quindi appena riaperto, poi siamo tornati, abbiamo portato degli amici, ma... È un dei posti che dici, non mi sento a Milano. Hai visto le coincidenze, Matti? Poi visto? Fanno la pasta fresca, c'è cioè la mamma che la prepara. Incredibile, pazzesco. No, ci dobbiamo andare allora a questo punto. Sì. Senti, siamo in chiusura. Fatta la marchetta anche a Limastri, assolutamente... non voluta. Era incredibile, meritata, ve lo giuro, incredibile. Prospettive. Prospettive... Un restaurant. Prospettiva, un restaurant. Adesso per chi ci segue sa... Link in descrizione ovviamente. Ma adesso no, dopo questa puntata avrete 4 follower in più. È Limastria. Mia mamma. E no, che stiamo ristrutturando una casa. Quindi in teoria, avere la cucina nuova. Voglio avere una cucina nuova e con la cucina nuova... Chissà quante opportunità. Fare un progetto sì, come quello che vi accennavo prima. Fantastico. Beh, appena avrete la cucina nuova, On The Matters sarà lì a certificare tutto quanto, a cucinare con voi e a mangiare vegano. Sarà, non dico una vegan challenge per me, ma potremmo farla diventare una roba del genere. Porto anche qualche piatto. Un po' di carne me la porto da casa. No, te la faccio, piano B. Però, no, ma io vado sulla fiducia, figurati se me la spieghi. Assolutamente sì. Nell'attesa che sia pronta la cucina di Soul Kitchen, noi ci vediamo domenica prossima. Yes, a domenica, a presto. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.